Ben ritrovati sul canale d'Animaggio dal vostro Bruno Longhi. Siamo qua con la ricostruzione di Sampdoria-Juventus, gara persa questa volta dai bianconeri per 3-2. Come ben sapete, cerchiamo di portare un pronostico della gara più importante o una delle più importanti sul canale d'Animaggio e poi la ricostruzione sempre della Juve. La Juventus che ha perso, siamo su FIFA 18 per PlayStation 4. Come sempre per quanto riguarda il campionato, formazioni che sono state aggiornate da Daniele e che sono per quanto riguarda la gara reale praticamente identiche, sono identiche alla gara reale. E ricordiamo la Juventus, una delle più brutte Juventus forse ieri, che aveva dominato il primo tempo, poi incredibilmente la Sampdoria va sul 3-0. Poi nel finale l'orgoglio della Juve esce fuori, ma due gol non bastano a evitare la sconfitta. Andiamo a vedere adesso le formazioni di questa partita, gara vinta quindi dai blu cerchiati per 3-2 sulla Juve. Viviano, Berezinski, Silvestre, Ferrari, Strinic, Pratt, Torreira, Barreto, Ramirez, Zapata, Quagliarella. Questa la squadra mandata in campo da Giampaolo, l'allenatore della Sampdoria. Andiamo a vedere come aveva risposto Allegri, con Szczęsny tra i pali, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Mandžukić, Bernardeschi, Higuain. Questa la Juve mandata in campo da Allegri. Juve che adesso è a meno 4 dal Napoli ed è stata superata dall'Inter, che ieri ha vinto contro l'Atalanta. Difficilmente quest'anno la Juventus potrà puntare al tricolore se continua a giocare in questa maniera. Allora, Daniele utilizzerà la Sampdoria per ovviamente l'inizio della gara. Deve andare in vantaggio con Zapata, poi Torreira, Ferrari, Higuain e Dybala. Questo è l'ordine dei marcatori, scusate. Pallone subito per Strinic. Silvestre, vi ricordo che il primo tempo è finito 0-0. Di conseguenza, oggi una ricostruzione molto veloce. Saltiamo tutto e andiamo quasi al secondo tempo subito. Eccoci dunque nel recupero del primo tempo. Adesso andremo a fare tra primo e secondo tempo tutti i dovuti cambi. Vi ricordo che il primo tempo di questa gara è finita 0-0. Tutte le reti nel secondo tempo. Andiamo a fare dunque i dovuti cambi per quanto riguarda sia Sampdoria che Juventus, così da non pensarci più dopo. Allora, la Sampdoria ha sostituito dunque Barreto ed è entrato Verre, poi Caprari ha rilevato Quagliarella, che possiamo anche toglierlo perché tanto non è tra i marcatori, e l'altro giocatore è stato Linetti, che è subentrato a Pratt. Questi i cambi della Sampdoria. I cambi invece della Juventus, anche qua possiamo andarli a effettuare, visto che tanto non sono giocatori che non hanno segnato i gol. È uscito Cuadrado ed è entrato Douglas Costa, è entrato Matuidi per Miralem Pjanic e poi è uscito Bernardeschi, se non andiamo errati, ed è entrato Paolo Dybala, che è segnato proprio nel finale di gara. E a questo punto possiamo andare con i tre gol della Sampdoria, cercare di farli. Quindi dobbiamo segnare quindi con Zapata, Torreira e Ferrari. Partiamo col secondo tempo di Sampdoria Juventus. La ricostruzione sarà tutta qua, nel senso che è successo tutto nel secondo tempo. Attenzione, subito alla Samp, pallone è buono, dobbiamo anche affrettarci. Pallone a cercare, scusate, Zapata. Attenzione, la palla sembra essere buona. Zapata, arriva Zapata! Il gol della Sampdoria. Sampdoria 1, Juventus 0. Errore di Lichtsteiner. Palla dentro. E Zapata, che nella realtà invece aveva segnato di testa,
grazie a un errore di Bernardeschi, che aveva alzato in malo modo a campanile un pallone, il vantaggio dunque della Sampdoria. Ora dobbiamo trovare il raddoppio, mentre tanto riconquista la palla Torreira. Scusate, sì, dobbiamo segnare proprio con Torreira. E dunque attenzione, Verre cerca subito il raddoppio Daniele con la Sampdoria. Torreira può andare da solo. Torreira, attenzione, azione personale, buono l'1-2. Torreira va in porta. Torreira prova il tiro, gol! Gol, gol, gol! Il raddoppio della Sampdoria al 54esimo minuto, mentre nella realtà il primo gol di Zapata è stato segnato al 52esimo, poi al 71esimo Torreira, che qua ha preceduto il gol reale con questo sinistro da fuori area. Anche nella realtà ha segnato da appena fuori area, se non andiamo errati, con Szczęsny, che non c'è riuscito ad arrivare. 2-0 per la Juventus, scusate, per la Sampdoria. A questo punto al 79esimo avrebbe segnato poi Ferrari, che è questo giocatore qua, e che Daniele prova a buttare in avanti per cercare subito il terzo gol con la Sampdoria. Ferrari 1-2, ancora Ferrari, può andare da solo. Ferrari, azione personale. Ferrari, attenzione, grande azione della Samp, tutto in un fazzoletto, la conclusione di Ferrari, 3-0 Sampdoria. Ferrari, che invece aveva segnato a porta praticamente vuota. Sampdoria 3, Juventus 0. Il gol di Ferrari, nulla da fare per Szczęsny, disfatta Juventus, esattamente come nella realtà. A questo punto dobbiamo andare un po' più avanti nella partita e cercare il calcio di rigore con Gonzalo Higuain. Attenzione, c'è calcio di rigore per la Juventus per questo fallo di Strinic in area di rigore su Mandžukić. Calcio di rigore per Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain contro il portiere. Higuain, gol! Questa volta è stato fermo il portiere della Sampdoria, che invece si era tuffato dall'altra parte. Higuain non aveva esultato assolutamente così, era andato a recuperare il pallone in fretta e furia, perché praticamente la Juventus ha fatto due gol nei minuti quasi di recupero. Il gol di Higuain, nulla da fare per Viviano, e siamo dunque 3-1. Ora manca solo il gol di... E dunque andiamo con l'altro gol di Dybala, vediamo se riusciamo a fare il gol prima che finisca la partita. Siamo al 75esimo minuto, subito la Juve con Higuain. I gol arriveranno in maniera differente da quella della gara reale, ovviamente, anche per quanto riguarda il minutaggio. Attenzione, palla buona per Matuidi, poi arriva Samoa che prova a mettere dentro questo pallone, esce Viviano e fa sua la sfera il portiere della Sampdoria, che allontana il pallone. La Juventus che ha sprecato veramente troppo in questa partita, anche con Cuadrado nel primo tempo. Attenzione, perché poi attacca Torreira, buono il pallone per Zapata che viene però fermato da Samoa. Poi buon pallone per Mandžukić che va a cercare Dybala. Ecco il pallone per Paolo Dybala che prova ad andare da solo in porta. Attenzione Dybala, farà azione personale. Dybala, attenzione, Dybala, 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 si ferma lui. Paolo Dybala para il portiere Viviano, calcio d'angolo per la Juventus. Attenzione perché c'è questa battuta da parte, il pallone che arriva a Rugani. Attenzione ancora la Juventus, palla dentro, Dybala lasciato troppo solo, poi va a recuperare il pallone Dybala come nella realtà. 3-2 per la Juventus, anche qua gol però differente da quello reale. Dybala aveva segnato da fuori area, una rasoiata imprendibile per Viviano, anche in questo caso il tiro era imprendibile, ma è 3-2 comunque con il gol dopo il rigore di Higuain, gol appunto di Dybala. Siamo ormai nel finale di questa ricostruzione, l'abbiamo completata. Daniele continua a tenere la Juventus per cercare ovviamente di non andare a pareggiare la partita, altrimenti non sarebbe una ricostruzione. La ricostruzione forse un po' più veloce rispetto alle altre questa settimana. Una Juventus che dunque perde terreno nei confronti del Napoli, che aveva vinto contro il Milan sabato sera. Siamo ormai nel recupero di questa partita,
3-2 per la Sampdoria sulla Juventus. Chiellini, Douglas Costa prova questo tiro deviato, la parata da parte di Viviano è anche l'ultima occasione. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia per aver assistito anche a questa ricostruzione. Iscrivetevi al canale d'Animaggio, attivate le notifiche. Vince dunque la Sampdoria ovviamente anche nella nostra ricostruzione. Non c'è il presidente Ferrero che scende in campo ovviamente. Questa era FIFA 18 per PlayStation 4 come sempre. Rimanete sintonizzati sul canale d'Animaggio, come già detto prima. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi i video di Daniele. Torneremo presto sul canale d'Animaggio. Un saluto dal vostro Bruno Longhi.